Non c'è pace per la giustizia penale a Bari. A tre mesi dall'inizio dell'emergenza il percorso per individuare una nuova sede che possa ospitare tribunale e procura fa un passo indietro dopo la conclusione dell'indagine di mercato che aveva individuato un immobile disponibile. Il Ministero della Giustizia ha revocato martedì scorso l'aggiudicazione in favore del palazzo Ex ImpDap in via Oberdan nel quartiere Iapigia di Bari. L'indagine di mercato dopo la dichiarazione di inagibilità penale per rischio crollo del Pala Giustizia di Via Nazarianz venne avviata, lo ricordiamo, il 25 maggio. Da quel giorno la giustizia penale a Bari vive momenti difficili con udienze nelle tende per circa un mese, poi la sospensione dei processi stabilita con un decreto che scadrà il 30 settembre. Finalmente il 9 luglio il ministro Alfonso Bonafede annuncia che la scelta ricade sul palazzo di Via Oberdan. Avvocati e personale amministrativo subito evidenziano una serie di criticità e Ieri il Ministero ha comunicato che i controlli amministrativi hanno avuto esito negativo. La ricerca quindi continua con il termine ultimo del 31 agosto per lo sgombero totale del Pala Giustizia, che ormai è vicinissima. Nonostante dei tempi che sono stati dati con misure cautelative per attuare lo sgombero, mancano due settimane allo sgombero e quindi alla chiusura definitiva del Tribunale Penale di Via e la procedura... Ordinaria per individuare l'immobile è saltata a due settimane, non c'è più l'immobile e quindi bisognerà trovare un altro immobile. Bisognerà contrattualizzarlo, bisognerà fare i lavori. Non so quando finiamo. Eh, arriverà una richiesta dall'INAIL probabilmente, non, non può farla la Procura, ma la deve fare la proprietà. Eh, dopodiché, noi stiamo comunque guardando la perizia. La nuova perizia che dice che probabilmente l'attuazione la, dello sgombero, anche se parziale, ha ridotto i rischi di crollo, però la valuteremo insieme ai dirigenti del comune, ma anche insieme ai datori di lavoro che sono il procuratore e il presidente del tribunale e lo faremo anche insieme al ministro, perché in queste ore purtroppo su una situazione legata a un'infrastruttura a Genova dove c'era il rischio crollo, poi alla fine quel ponte è crollato, quindi dovremmo valutare insieme se ci sono le condizioni per prolungare lo sgombro, non per prolungare l'attività, ma per prolungare i termini dello sgombro. Il ministero però deve sbrigarsi a individuare un altro immobile, altrimenti noi saremo costretti a chiudere, poi purtroppo si bloccherà l'attività giudiziaria dal punto di vista penale nella nostra città.